Ciao a tutti, qui è Francesco Bellomo, professional bettor e sports trader e fondatore della Winners Training Company, la prima azienda in Italia e nel mondo che ha un unico fine, quello di creare vincenti nel betting e nello sports trading. Ho avviato un progetto di formazione da 18 mesi e da 18 mesi non sto facendo altro che aiutare tantissima gente a fare delle scommesse un business, dunque di conseguenza a guadagnare soldi scommettendo. Ho deciso di fare questo video e l'ho intitolato Prima di scommettere, perché ho un fine, perché effettivamente questo video ha un fine. Questo video effettivamente dovrà cercare di far riflettere le tantissime persone che tra sabato e domenica andranno a piazzare la propria scommessa. Tendenzialmente voglio soltanto farti due domande, dunque non prenderò molto del tuo tempo, non ti ruberò tanto tempo. Tendenzialmente la prima domanda è questa: perché scommetti? Ok, magari potrai dire: scontato Francesco, scommetto per vincere. Ma ti rifaccio di nuovo la domanda: perché scommetti? Soffermati 2-3 minuti e rifletti e dai poi una risposta a questa domanda. Potrai dire: è scontato, scommetto per vincere. Invece io posso risponderti tranquillamente che scommetti pensando di poter vincere, ma non per vincere. E c'è una grossa differenza tra queste due risposte. Bene, dico questo perché se sei una delle tantissime persone che tra sabato e domenica si andrà a giocare la multipla, dunque si andrà a giocare quella schedina effettivamente che avrà 3, 4, 5, 6, 7, 100.000 partite con il bonus che ti farà, che ti permetterà di diventare milionario in un weekend, bene, allora effettivamente non hai ancora ben chiaro cosa significa guadagnare con le scommesse. Stai andando contro la matematica e di conseguenza nel lungo termine non guadagnerai mai. Bene, questa è la prima domanda che ti ho posto. La seconda domanda, e poi ti lascio andare, è: sai scommettere? È normale, uno può dire: certo Francesco, effettivamente se scommetto so scommettere. Bene, ma effettivamente se scommetti in multipla, allora molto probabilmente non sai scommettere. Perché tendenzialmente la scommessa è un attivo finanziario, dunque nel lungo termine deve portarti profitti. Allora perché scommetti in multipla? Pensando di vincere, ma effettivamente non essendo sicuro di vincere nel lungo termine. Prima risposta negativa. Seconda risposta: so scommettere, ma io ti posso dire che non sai scommettere, perché se continui a scommettere in multipla non sai scommettere. Dunque è arrivato forse il momento di iniziare a pensare, di soffermarti e di dire: oh capro, ma forse quei 2 euro, 5 euro, 100 euro, 200 euro che spendo in una settimana, in un mese o in un anno giocando in multipla, tantissima gente ne spende molto di più, forse potrebbero essermi utili per fare tantissime altre cose. Pensaci e rifletti molto. Io posterò alcuni video anche nei prossimi giorni per poter cercare di farti capire effettivamente la grossa differenza che c'è tra chi come me guadagna soldi con il betting e ha stravolto completamente la sua vita grazie al betting e chi effettivamente, come tantissime altre persone dall'altra parte, scommette solo ed esclusivamente così, pensando di poter vincere, oppure pensando di saper scommettere. Se non sai scommettere, e se stai per andare a piazzare la tua prossima multipla in questo weekend, potrai anche farlo, non ti nego, ma tendenzialmente ho il dovere di dirti una cosa molto molto importante. Nel lungo termine, se continuerai a far questo, non farai altro che perdere soldi. È soltanto un avviso. E siccome ci tengo, e tengo veramente molto che anche tu possa far parte di questa straordinaria famiglia chiamata Winners Training Company, una realtà che vuole effettivamente cambiare la mentalità di tutti gli scommettitori, allora rifletti per 5-10 minuti su queste domande, dai una risposta e se effettivamente hai deciso di guadagnare soldi, iniziati a formare e inizia a imparare da chi da tanti anni guadagna costantemente soldi con il betting e non piazzare più quella multipla, né sabato, né domenica, né nei prossimi giorni che verranno, nel futuro. Non piazzare né più quella multipla. Un abbraccio, comunque vada, ti auguro un fantastico weekend, ci sentiamo nei prossimi giorni, qui è Francesco Bellomo e grazie di cuore. Ciao.